È tutto pronto per l'America's Cup. Il via ufficiale ci sarà domani con l'inaugurazione del Village e la manifestazione serale in piazza del Plebiscito, ma già oggi tutti i protagonisti si sono riuniti al Circolo Canottieri per una conferenza stampa dalla quale sono emersi diversi aspetti legati all'evento, a partire da quello sportivo di rilevanza internazionale e da quello del ritorno economico che interessa un territorio molto più ampio della città di Napoli, per il quale sono stati resi noti dati già molto positivi sulle presenze negli alberghi. Un evento importante che sicuramente porta, i numeri lo testimoniano, un indotto economico al territorio, perché attraverso queste iniziative sicuramente, diciamo, c'è una crescita di prodotto interno lordo che si aggancia alla vicenda. In questi mesi abbiamo cercato di organizzare una serie di iniziative che potessero promuovere America's Cup anche oltre i confini di Napoli, i confini della regione Campania, per aumentare l'incoming turistico. Ci abbiamo lavorato per 9 mesi, come sempre succede in questi casi, fino all'ultimo lavoriamo. Stanotte lavoriamo per chiudere l'allestimento del Village, che sarà pronto per domani mattina alla mezza, quando inaugureremo lo stesso. A tutto questo si aggiunge quest'anno un aspetto sociale, attraverso iniziative che coinvolgono scuole ed imprenditoria, come la programmazione di numerose manifestazioni collaterali, convegni ed esibizioni, la significativa presenza all'inaugurazione di Marco Crispino, un velista di 13 anni del Rione Sanità, classificato tra i primi 20 del trofeo Kinder di vela, o l'accoglienza dei turisti alla stazione marittima da parte dei ragazzi dell'Istituto Alberghiero Ferraiolo di Poggioreale, e la partecipazione alle esposizioni di giovani realtà imprenditoriali napoletane. La Coppa America è arrivata nel momento in cui c'è stata una tragedia e il mio obiettivo è stato quello di portare tutti i soci nei quali ho trovato sensibilità, la Coppa America verso il sociale, quindi con iniziative che si faranno sulla Riviera di Chiaia, con iniziative che andranno a favorire chi sta in difficoltà. Quindi mentre l'anno scorso era un evento solo sportivo e per ricostruire l'immagine della nostra città, quest'anno è un evento sportivo, ma è un evento che guarda più al sociale. Tantissimi bambini coinvolti, centinaia di bambini, stare vicino maggiormente a chi soffre. Io credo che questo evento, al di là dei disagi, serva molto alla nostra città. Ormai Napoli è abituata agli eventi internazionali di sport, di cultura e di musica. Sta portando benefici comunque alla città in termini turisti, ci auguriamo soprattutto anche nei prossimi giorni nell'economia della nostra città, con persone che lavorano a questo evento. Chiaro che il momento è difficile nel paese, è molto difficile la nostra città, ma questo evento deve aiutare a essere sempre vivi e svegli.